Secondo obiettivo, calcolare una quantità, collocare una quantità media di proteina. Normalmente si lavora 4,5%, se già 45 grammi, ma potremmo lavorare 50, 55, 35. Adesso poi dipenderà soprattutto se un sorvecci fatto con una calda base, adesso no, esse costruito in un momento, ossia esse con shock termico. Intanto, in questo caso, come potete vedere, io già tengo 21, 42, 52 grammi di proteina, non precisa collocare nessun altro ingrediente per aumentare la nostra proteina, ok? Ossia, normalmente si usa lecce un po' desnatato, ma in questo caso non tengo che usare perché già tengo un parametro abbastanza sufficiente di proteina. Ok, intanto, pulliamo questo secondo obiettivo, vamo al terzo obiettivo, potere anticongelanci. Diciamo che normalmente la nostra scala di potere anticongelanci un creme diciamo a meno dose fica entre 260 e 280 puntos. Agora, in questo caso particolare, a gente già deveria aumentare, perché? Perché il frutto secco in generale, avela mais, ma i pistacchi anche, tende a resecare i sorvecci. Intò, che facciamo? Aumentiamo un poco il potere anticongelanci, che normalmente si usa a meno dose per... potremmo dire para deixar ele para non che ele non endurezza, no? Para che il nostro sorvecci depois a meno dose non endurezza. Aliás, io a chi quero, ripeto, una struttura particolare, che era una struttura un poco mais molinha. Então, come poder anticongelanci, invece di trabalhar 260 280, colocaré 310 puntos di poder anticongelanci nessa receita. Ok? Agora, vamos ver. Já tenho 38, então 310 menos 38 me dá 272, ou seja, me faltam 272 pontos ainda para chegar nesse objetivo, não? Nessa quantidade. Colocarei dois açúcares, a sacarose e a dextrose, ok? Agora, me faltam 272, quando... aumentiamo i poteri anticongelanti dessa forma. Aliás, un passo atrás. Vamo a fare, antes di colocar os açúcares, io vou colocar 2 grammi di sal nessa receita. Visto che a sal è un solido differente e ela tem, ovviamente non tem poder addossanci, ma tem un poder anticongelanci, mesmo 2 grammi, che parece un poco, ma il potere anticongelanti da sale è 5,8 volte sul peso della. In ciò che vuol dire che mais, è un 11,6, io collocarei dose, ridondarei a dose, ok? Então, vamos recalcular outra vez, 42, 50, mi faltan 270, ok? 270 puntos di potere anticongelanti. Che acontece? Che quando cominciamo a lavorare con potere anticongelanti sempre mais alto, aumenteremo sempre mais a dextrosi e diminuiremo sempre mais a saccarosi. Perché isso? Per evitare che il nostro sorvecci sia doce di mais e também tenha molto solido. Che quer dire che desse 270 puntos di PA che io vou colocar qui dentro, o 60% collocarei attraverso la saccarosi e un 40% attraverso la dextrosi. Quindi, il 60% di 270 dà 162 puntos attraverso la dextrosi, il resto, ossia il che falta per arrivare a 270, che dà 108 attraverso la saccarosi. Ok? Saccarosi, una vez che tengo esse, diciamo, se quanto PAC, quanto potere anticongelanti che ero collocato attraverso lo zucchero, se è facile. La saccarosi è tutto uguale, no? 108, 108 da zucchero, nada di tutto isso, 108 solido totais e 108 di potere addossanci. Agora, no caso da dextrosi, temos che fare un'operazione, ossia, quanto è il potere anticongelanti della dextrosi? 1,9 volte sul peso della. Então, per sapere quanta dextrosi tengo che collocare per te 162 punti di potere anticongelanti, tengo che fare 162 dividido 1,9 o 190%. Então, facendo questa operazione, 162 diviso 1,9, dividido 1,9 mi dà 85 grammi di dextrosi. Agora,
Destrosi pura, esiste la monoidratata pura, sia un caso da monoidratata sarà un poco mais, ma parliamo di 5 grammi a mais, non molto. Allora, azucar è azucar puro, in 85, nada di tutto questo, 85 grammi di solito sto dai, poter addossarci, ten claro, il 75% del peso della... Into, non darà 64 punti mais o meno di poter addossare.